Allora, buongiorno, sono Massucco della CDM Dolmen di Torino e il nostro intervento quest'oggi, nelle altre occasioni di queste, vede che non mi sente. Allora, riproviamo così. Così è meglio? Leggermente meglio? Così forse. Più di così. Ecco, dicevo, il nostro intervento come CDM Dorne in questo ciclo di conferenze è rappresentare il mondo del software. Quindi siamo una delle tante case di software che sicuramente voi avete già conosciuto e che sicuramente anche già utilizzate. Mi rivolgo alla platea, immagino in maggior parte di strutturisti, quindi tante delle cose che dirò sono chiaramente prese da esempi tratti dal nostro programma, però direi che a questo livello qualunque software che faccia calcoli secondo la normativa attuale ha questo tipo di argomenti, quindi lo applicherete poi sulle vostre specifiche applicazioni. Naturalmente, dato l'intervento del professor Mariani prima, che devo dire, per quanto possa contare la mia impressione, ecco, apprezzo moltissimo per la chiarezza, per la franchezza anche nell'aver tirato fuori questi argomenti, il ragionamento che sta dietro a un prodotto software di calcolo strutturale è a questo punto, come potete ben immaginare, largamente convenzionale. Perché di fatto vengono eseguiti in maniera da calcolatore, quindi in maniera stupida, col paraocchi, cioè senza guardare quello che sia davanti, una serie di calcoli, di macinazioni, di numeri che il computer, anche il software, che è soltanto un livello appena più evoluto dei transistor e dei chip, non ha assolutamente cognizione del significato. Il significato dovete metterlo voi. Dico questo perché tutti i ragionamenti che sono stati fatti fino adesso e che faremo ancora nel proseguo sono come dire, senza nessun senso se non c'è lo strutturista dietro. Ingegnere, architetto, geometra, non sto parlando di competenze di studi, sto parlando di conoscenza del meccanismo, in particolare sismico, e comunque, vabbè, chiamiamolo in generale della scienza delle costruzioni, ma dico questo perché noi softwareisti siamo un pochettino, effettivamente, da alcuni anni ormai, un pochettino tra l'incudine e il martello, nel senso che abbiamo un input molto valido, molto forte dal mondo accademico. Altrettanto forte nel senso di altrettanto cogente dalla normativa, perché dobbiamo per forza mettere in formato di codice macchina quello che la normativa obbliga il progettista a fare. Però dall'altra parte, non so se il martello l'incudine, dall'altra parte ci siete invece voi utilizzatori che avete lo stesso tipo di input, quindi dovreste, diciamo così, conoscere la realtà e soprattutto il significato di quanto sta sotto le formule di normativa. Però il più delle volte avete poco tempo, poche risorse, tanti lavori da fare. Il cliente che vi assilla e quindi dovete consegnare, dovete brutalmente fare la relazione, fare disegni, trovare dei numeri che sono possibilmente maggiore di uno in un caso, minore di uno nell'altro, comunque insomma basta che superino la fatidica soglia ed è questo il vostro obiettivo. Quindi adesso faccio questo cappello piuttosto taglio su alcune diapositive meno interessanti, però di fatto era per dire che noi dobbiamo per forza come softwareisti dare questo input, infatti siamo felicissimi di questo ciclo di conferenze e di tutte le iniziative che i vari ordini professionali nelle varie province mettono in piedi come corsi di come dire, anche con o meno crediti formativi, ma comunque corsi di formazione per gli utenti, ne siamo veramente felici, non tanto, sembra di voler nascondersi, ma non tanto per l'aspetto pubblicitario, che ci fa anche piacere, inutile negarlo, ma perché quello che vogliamo far passare è non l'insegnamento su
quale tasto schiacciare, anche se poi alla fine bisogna arrivare lì, ma su qual è il significato, qual è il vostro compito, che è di metterci il cervello dello strutturista sostanzialmente. Purtroppo devo dire ultimamente la cosa sta peggiorando, nel senso che sta nettamente differenziando in questo senso. Io all'interno della Dolmen, all'inizio della mia carriera, scrivevo sul computer a costruire routine e a fare nuovi moduli del programma al 90% del tempo, e il 10% rispondeva al telefono. Devo dire che negli ultimi tempi è il contrario, cioè purtroppo progetto software, scrivo software, ancora mi posso sfogare, diciamo così, ma se non è il 10%, il 15%, il resto del tempo lo passo al telefono come responsabile dell'assistenza tecnica. Quindi, nonostante un primo filtro, diciamo così, sulla manualità, ecco, che tasto schiacciare, come si fa per calcolare una trave, vabbè, insomma, adesso queste cose ovvie, diciamo, che si potrebbero trovare sui manuali, ma è più facile telefonare, evidentemente. Al di là di questo primo filtro, il grosso lavoro che mi trovo, ben felicemente, ma di fatto a dover compiere, è di prendere la normativa, masticarla io prima, ruminarla, digerirla e spiegarla a chi ancora non ha tempo di averla letta, oppure l'ha letta ma non ha capito, oppure ha bisogno di capire, ma io adesso devo fare questa cosa qui, cosa me ne frega del sisma dell'Aquila, sto facendo una ristrutturazione a Pinerolo. Quindi il nostro compito è proprio quello di masticare un pochettino, di capire, appunto col supporto didattico dell'Accademia, e con però i binari obbligati alla normativa, e dare questo, traducendolo non soltanto nella scrittura del software, ma proprio nella spiegazione delle operazioni da fare. Piccola parentesi, devo ammettere che non so, posso chiedere quanti neolaureati sono in sala? Neolaureati intendo da non più di 4-5 anni. Uno, benissimo, allora posso parlare male di lei, nel senso che una cosa che ho notato purtroppo è che i neolaureati, vuol dire chi si accosta dopo un percorso di studi improntato sull'uso del computer alla professione, ha normalmente aspettative mirabolanti su cosa può fare o deve fare un software. Nel senso che una domanda è come lei, ingegnere, sceglierebbe il fattore Q0 per questo tipo di struttura, che è un po' intermedia tra telaio, tra telsetti, adesso un discorso tecnico di questo tipo. Un altro è: il mio titolare mi ha dato da fare per dopodomani la verifica di vulnerabilità di un edificio in aggregato, sito con struttura mista, da fare con analisi dinamica, pushover, come faccio? Non ho mai visto il programma prima, come si fa? E io comincio a pregare, figliolo, perché quello che ti dica. Allora, questo, chiuso la parentesi come piccolo sfogo personale. Allora, scusate, tanto non andavo avanti con le nostre. Ecco, sì, questo è stato inserito per indicare uno delle tante. Tanti concetti che in realtà è il condensato di moltissime informazioni, sia normative sia fisiche, intendendo sulla fisica del comportamento della struttura, che è l'interpretazione, per dirne una, del cosiddetto piano rigido. Il concetto di piano infinitamente rigido viene dato dalla normativa a ogni piè sospinto, dicendo che per esempio per strutture semplificate può esserci o non esserci il piano rigido, oppure deve esserci, ma allora deve essere quello che fa sì che gli spostamenti, se c'è, sono uguali a quelli che se non ci fosse, ma non più del 10% di differenza. Avete già sentito una cosa del genere? Ecco, allora, questa interpretazione naturalmente l'utente di solito la scarica sul software, nel senso che dice: beh, io decido, tu però mi devi dire qual è la conseguenza, tu software, voglio dire. Allora, uno degli strumenti che sicuramente i software che usate, il nostro in particolare, adopera, è il concetto della lista delle rigidezze, che raggruppa la possibilità di vedere graficamente centri di rigidezza, centri delle masse. Quindi sostanzialmente i conti si fanno da un disegno del genere, da un cerchio, da un'ellisse, da un rettangolo che è il bacino delle masse. Da qui dovete decidere
alcune scelte da fare dopo, per esempio il fatto che questo baricentro delle masse, che è rettangolo giallo, sia fuori dal centro dell'ellisse, mi dice che la struttura, almeno in una direzione, è irregolare. Allora dovrete andare a spuntare la casellina struttura irregolare in pianta. Su questo, per esempio, la normativa non aiuta, perché la normativa dice che la struttura è irregolare, beh, a parte sui rientri, 25% più o meno, però quando l'eccentricità del baricentro diventa così forte rispetto al centro della rigidezza da far diventare la struttura irregolare? A che punto? Non lo dice. Una cosa che abbiamo fatto quindi noi, ma immagino anche altri, è di andare a spulciare l'origine di questo capitolo nell'Eurocodice 8, viene data una regola numerica, cioè viene definito nell'EC8 che una struttura è regolare se il rapporto tra la distanza del baricentro e l'asse dell'ellisse delle rigidezze è minore di 0,3. Quindi fin tanto che questo visivamente, questo rettangolino rimarrà dentro un'ellisse di rigidezza di dimensioni 30% di quello complessivo, la struttura è regolare. In questo caso non è regolare. Quindi, giusto per dire il tipo di salti che dobbiamo fare e poi darli già pronti per l'uso, voglio dire. Poi numericamente la cosa si traduce, evidentemente. Diciamo che qui sono stati messi diversi slide, diversi concetti che in realtà sono stati detti in maniera molto più sintetica dal professor Mariani prima. Quel che la normativa ci chiede sostanzialmente è di introdurre dentro il calcolo la dissipazione di energia. Dissipazione sì, dissipazione no, nel senso esiste la possibilità di definire una struttura molto dissipativa o poco dissipativa. Non esistono strutture non dissipative, si chiamano strutture non dissipative, ma è sottinteso strutture poco dissipative, il non dissipativo non esiste evidentemente. Infatti questo è il comportamento tipico, spettro elastico, spettro di progetto, diviso per un fattore Q. Dentro il fattore Q, è per fortuna che è stato inventato questo fattore, perché tutti i ragionamenti sulla duttilità di una struttura, normalmente da qualunque parte provenga, qualunque cosa stia rappresentando, disgregazione del nodo, plasticità del ferro, isteresi, elastico o plastica, viene tutta raggruppata nel numero Q. Quindi voi capite che il fattore di comportamento è un fattore critico, evidentemente, la normativa vi dà dei binari da seguire, dei massimi da non superare, però una cosa che molti non, ancora adesso non hanno chiarito, pur dopo le norme 2008, figuriamoci dopo il 2018, è che il fattore Q ha un massimo, ma può essere messo liberamente dall'utente e con conseguenze non soltanto sulla quantità o sulla verifica delle armature. Come dire, nelle conferenze precedenti a Messina, a Palermo, so che ha partecipato un nostro utente che già prima delle attuali restrizioni normative non utilizzava mai per scelta un fattore Q superiore a 2, anche per strutture a telaio, diciamo, ben progettate, ben condizionate. Perché mi diceva, adesso non so se può essere vero, mi diceva che siccome adoperare un fattore Q molto alto vuol dire che sì, la struttura ha una forte escursione plastica, è molto duttile, non crollerà, raggiungerà il collasso oltre lo stato limite di vita, tutte considerazioni che la norma richiede e sono giuste. Però ha il brutto vizio, una struttura con il fattore Q molto alto, di danneggiarsi presto. Perché fattore Q alto vuol dire grande plasticità, vuol dire che il gradino elastico sotto il quale le fessure nelle pareti non si vedono è basso. Quindi è vero che non crolla, ma rischia di danneggiare precocemente tamponamenti, infissi fuori squadro, piastrelle, eccetera, eccetera. Poi è vero che ci sono le verifiche di stato limite di danno, quindi in esercizio ci sono poi dei correttivi, però preferiva non andare oltre questo fattore Q perché dalle loro parti la gente guarda quell'edificio e dice quello l'ha progettato l'ingegnere X, andiamo da un altro perché lì c'è una crepa. In realtà quello era perfettamente adeguato secondo la norma, ma aveva un problema di esercizio evidentemente. Allora, tutto questo per dire che queste verifiche che stiamo facendo sulle travi, sulla gerarchia delle resistenze e così via, devono essere accompagnate da uno studio
preliminare, che non può che essere preliminare e pensato da parte vostra, è il fattore Q. Tutti i programmi, il nostro in particolare, ha una tabella in cui potete dire, diciamo, espungere diversi flag, diverse caselle, e alla fine vi trova un fattore Q che presumibilmente è quello giusto. Però è quello giusto massimo, rimane sempre una vostra scelta, quello che effettivamente va adoperato. Adesso su questo taglio un pochettino, ovviamente mettiamo più in evidenza che sui pilastri ci sono diverse modalità anche grafiche di verifica con i famosi domini di resistenza, più ancora che nelle travi dove sostanzialmente si parla di taglio e momento, nei pilastri invece c'è taglio in due direzioni, momento in due direzioni, sforzo normale, senza contare le torsioni e così via, quindi ci sono strumenti adatti per questo tipo di problematica. E finalmente arriviamo immagini che avete già parzialmente visto prima, cioè al fatto che le strutture devono avere in qualche maniera dentro di loro questa capacità, quindi senza riprendere quel che è già stato detto, la duttilità è quello che deve essere perseguito e quello che il software deve un po' obbligare l'utente a ottenere, ad avere poi alla fine, nonostante tutte le difficoltà. L'utilità quindi sostanzialmente vuol dire questo, che non solo deve assorbire energia, ma deve la struttura rimanere in piedi dopo il sisma di progetto, quindi dopo il sisma massimo per cui è progettata, deve comunque rimanere in piedi e avere una capacità residua per raggiungere un sisma ancora più grande, naturalmente con danni tali da poterla soltanto più abbattere, ma diciamo sotto il sisma di progetto sostanzialmente la struttura deve permettere agli utenti che la abitano di scappare. Questo è quello che è il nostro obiettivo, far scappare la gente da dentro, per sismi grandi evidentemente, ed è il motivo per cui ci sono stati tanti morti dove le strutture in pochi secondi invece sono collassate, non avevano questa capacità di resistere nel tempo. Queste sono le immagini di libreria, insomma, che rappresentano il concetto. Questo soltanto per indicare che i livelli di duttilità sono livelli non di diversa resistenza o di diversa sicurezza. Il diagramma stretto blu, numero 1, beh sì, sono tutti numero 1, quello blu comunque, e quello rosso sono due diagrammi semplificati che rappresentano una struttura poco duttile e un'altra duttile, mentre la riga nera, che passa per l'origine, è una struttura fragile, di vetro. Tutte e tre hanno lo stesso livello di sicurezza, perché tutte e tre raggiungono come dire, la stessa possibilità di deformarsi e quindi di come dire, seguire il sisma. Il sisma, detto in molti in soldoni, è un input di energia nella struttura che proviene dal sottosuolo e questo input di energia obbliga a spostarsi di tanto. Questo spostamento di tanto verrà comunque raggiunto dalla struttura. In qualche maniera si sposta di tanto così. Poi l'intensità del sisma farà sì che questo tanto così sia un centimetro, 10 centimetri, 20 centimetri, ma in qualche maniera deve arrivare lì, perché il sisma, se dura pochissimi secondi, si ferma prima, se invece il sisma continua a fare entrare energia nella struttura, arriverà a un punto che qualunque struttura si deforma di tot centimetri. Solo che può farlo rimanendo in campo quasi elastico, poco elastico, poco plastico, molto plastico. Lo spostamento finale però è sempre lo stesso, idealmente, stiamo parlando di concetti ideali. Quindi tutto quel che dobbiamo fare noi come progettisti e il software deve portare, spingere a fare, è obbligare la struttura ad avere questo comportamento con i famosi concetti di gerarchia di resistenza. Questa, i più accorti di voi l'hanno già capito, è una diapositiva vecchia. Perché adesso non si dice più gerarchia delle resistenze, si dice progettazione in capacità, si diceva anche prima, ma insomma, adesso il termine esatto è progettazione in capacità, e soprattutto i fattori gamma RD non sono più 1,3 per CDA e 1,10 per CDB, ma sono sempre 1,3. Questa è una delle novità della nuova norma 2018, quindi manca un po', è stato un po' ridotto la differenza tra alta duttilità e bassa duttilità. Per esempio, nella progettazione in capacità di trave e pilastri, il fattore di sovraresistenza è sempre il 30% in più. E questo, beh, per noi è facile, noi del software scriviamo 1,3 anziché 1, 1,1 e
e vi lasciamo nei guai, evidentemente. Altre cose sono meno facili. Intanto rappresentarla, perché questo si scontra poi con, dicevo, la necessità pratica di mostrare questa vostra progettazione a un funzionario del Genio Civile, a un collaudatore, a un validatore, quindi deve anche poter vedere quel che avete pensato e progettato, e quindi ci sono anche mezzi grafici poi per rappresentarlo. Ogni casa di software ha le sue modalità, noi abbiamo il meccanismo dei semafori, gli utenti lo conoscono. Sostanzialmente in un edificio bisogna, diciamo, appuntarsi sul controllo che la verifica delle travi, la progettazione delle travi e dei pilastri, di qualunque altro elemento, avvenga in maniera duttile, quindi bisogna escludere meccanismi fragili, allontanare il taglio sovradimensionando taglio, allontanare la rottura diciamo del nodo per di compressione o peggio trazione diagonale imbottendolo di staffe. Questa è poi la conseguenza, e naturalmente verificare che anche in fondazione che è l'ultima a rompersi, l'ultima cerniera plastica deve venire alla base del pilastro, però deve essere l'ultima e deve essere la base del pilastro, quindi non deve incernerarsi la trave di fondazione, e tutti i nodi dei piani superiori devono plasticizzarsi prima della base. Allora, tutta questa sequenza di operazioni è naturalmente... si traduce in sequenza di tasti da schiacciare nel programma, di verifiche da eseguire, non necessariamente in quest'ordine, comunque da fare prima o poi nel corso della progettazione. C'è da dire che questo è un comportamento ideale che garantisce la duttilità, però evidentemente vale solo per edifici nuovi. Per edifici esistenti non posso andare a dire quante staffe mettere nella trave, quante staffe mettere nel pilastro. Se avete già progettato con le nuove norme 2018 avrete notato che i nodi trave pilastro, specialmente per la verifica della fessurazione diagonale, della tensione diagonale del nodo, sembrerebbero doversi imbottire, come dicevo, di staffe. Di fatto era una verifica questa che nelle vecchie norme era prevista solo per l'alta duttilità, è stata resa obbligatoria anche per la bassa duttilità, con la conseguenza che strutture perfettamente valide il giorno prima dell'uscita sulla Gazzetta Ufficiale non lo sono più il giorno dopo, perché le staffe nel nodo non sono più sufficienti, quindi bisogna ricorrere ai ripari e anche qui andare a interpretare la norma cercando di capire se non esiste per esempio un limite superiore a questo valore di taglio dentro il nodo. Esiste, però appunto bisogna intanto scavare per capirlo, perché non è scritto di fianco alla formuletta della normativa, e deve essere implementato in un limite interno a questo tipo di calcolo che i software hanno evidentemente. Vabbè, questo è per dare un esempio di struttura duttile, fragile, rottura flessione, rottura taglio, su questo chiaramente sapete, siete già maestri. Vi ricordo come nella norma nuova ci sia molta più importanza, per fortuna, al concetto di confinamento. Anche qui può essere usato in due modi, o per migliorare le prestazioni di una struttura nuova che dovete progettare, o per sfruttare lo sfruttabile di una struttura esistente che non ha altre risorse se non un po' di ferro, un po' di staffa. Allora, il massimo che può fare una staffa e un ferro è di come dire, confinare il calcestruzzo. Quindi c'è poi, naturalmente, queste sono foto analoghe a quelle che avete già visto prima, quindi le passo in fretta. Purtroppo immagino che le conosciate già, perché sono state tratte dall'evento qui dell'Aquila. Adesso se taglio, perché questo concetto dell'instabilità delle barre anche fa parte di quei concetti che stanno alla base delle prescrizioni di normativa, che però bisogna capire perché bisogna mettere una staffa ogni 6 o 7, 8 diametri del ferro del diametro delle barre, perché se provo a instabilizzare una barra tenuta ferma a distanza troppo grande non raggiungo nemmeno lo snervamento a compressione di quella barra. Quindi per avere come minimo lo snervamento della barra in compressione, ma soprattutto un comportamento post plastico, post elastico grossolanamente orizzontale, devo andare almeno su passi di 6-8 volte il suo diametro. Quindi questa è la spiegazione del perché, insomma, una delle tante regole arbitrarie della norma
hanno spiegazioni che stanno dietro, sia per travi che per pilastri. Tagliamo un po' su questa parte qua. Il concetto di gerarchia di nuovo produce poi questi effetti. Queste sono immagini terribili perché sono i classici effetti del piano debole, no? Quando non c'è la duttilità e non c'è una progettazione accurata, ma nemmeno accurata, non c'è un minimo di progettazione. Del pilastro e del nodo trave pilastro si hanno questi effetti per cui un piano completamente viene appiattito a panino e con le conseguenze che conosciamo. Adesso, ripeto, non mi soffermo. Sulle strutture esistenti, il nostro compito di nuovo è quello di produrre come dire, interventi che sopperiscano alle carenze dell'esistente. Beh, nel cemento armato, presumibilmente sopperire con introduzione di nuovi elementi che siano o più resistenti o più duttili. Quindi tipicamente uno degli elementi, dei rinforzi tipici, aggiungere nuovi elementi, nuovi setti, nuovi contrafforti, con vantaggi e svantaggi. Qui però vedo che sono andato oltre, mi fermo subito. Quindi su questo chiaramente non dico molto. Tenete presente che una delle cose che i programmi dovrebbero fare, naturalmente io lo faccio vedere perché non lo facciamo, è di verificare il confinamento con un calcolo esplicito di duttilità, quindi calcolare esplicitamente quando è necessario. Il diagramma di curvatura, momento curvatura di una sezione data di pilastro di trave e confrontare quindi a partire dalla curvatura limite, quella di snervamento, a ritroso da quelle formule di prima, queste qui, il massimo valore di Q0 ammesso, che quindi può validare anche in una struttura esistente il Q0 ipotizzato. Quando invece nelle strutture nuove, tranne i pilastri prefabbricati che hanno questo obbligo, ma nelle strutture nuove si può saltare questa fase di verifica dell'utilità e accertarsi soltanto di aver messo i particolari costruttivi che la norma richiede, quelli garantiscono la quantità di utilità minima necessaria. Taglio completamente questa parte perché qui si andava più sulle strategie di rinforzo degli elementi murari. Troverete chiaramente nelle dispense qualcosa su questo argomento o sul nostro sito. Vi ricordo soltanto una cosa, che cercavo la diapositiva apposita, una delle possibilità di utilizzo, di rinforzo delle strutture esistenti in muratura è l'utilizzo di fibre che nelle varie tipologie, tra cui alcune di quelle che verranno presentate più avanti, sostanzialmente hanno lo scopo di o ripristinare la duttilità persa per storia, per perdite nei secoli della muratura stessa, o per aggiungere trazione dove non ne ha, perché la muratura chiaramente non lavora nemmeno da nuova trazione, quindi eventuali interventi a fibre, a X, eccetera, eccetera, in base a qual è il colore, i nostri utenti che riconoscono queste immagini, dell'elemento danneggiato, cioè a seconda del fatto che sia stato danneggiato per flessione o per taglio, dovranno avere un intervento mirato apposito per quel tipo di ripristino. E mi fermo veramente. Grazie.